In attesa del rimpasto di giunta che il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo dovrà garantire entro la fine di ottobre, arriva un segnale forte dal gruppo di maggioranza Roseto Protagonista, che oggi conta 3 consiglieri, visto che a Marco Angelini si sono uniti l'ex PD Massimo Felicioni e Saverio Marini, eletto nella lista Di Girolamo sindaco. Il gruppo non rivendica alcuna carica all'interno dell'esecutivo, nessun assessorato, come ha spiegato il capogruppo Marco Angelini. Noi vogliamo, con questo allargamento del gruppo, che poi potrebbe anche cambiare nome, capogruppo, quindi è tutto in evoluzione, solo il bene della città, quindi non ci interessano le poltrone attualmente. Vogliamo far fare al sindaco una riflessione seria sulla cosa, che poi dopo ci comunicherà. L'uscita dal Partito Democratico di Massimo Felicioni ha destato clamore, soprattutto perché in passato ha ricoperto anche la carica di segretario dell'Unione. La presa di posizione di Felicioni è comunque chiara. È una questione di programma elettorale e di tenere ad una promessa, a dei punti che attualmente sono carenti. Quindi è una programmazione politica intesa in senso civico, intesa in senso programmatico, pratico. C'è qualcosa che non vi ha soddisfatto di questa prima parte di amministrazione? Ma guarda, quando appena insediati, la situazione devo riconoscere che era davvero davvero problematica sotto vari profili, se non ultimo quello finanziario. Però a nostro avviso la programmazione finanziaria deve accompagnarsi di pari passo a una programmazione politica, accompagnarsi di pari passo a delle esigenze dei cittadini. D'altronde noi fin dall'inizio, fin dalla campagna elettorale, abbiamo detto che l'obiettivo non erano grandi opere, ma essere attenti alle piccole cose. E mi riferisco ad esempio, non da ultimo, a delle istanze che ci vengono quotidiane, le strisce pedonali sul lungomare centrale. Non ci vuole nulla a togliere dei cordoli e mettere delle betomele per consentire l'accesso alle famiglie con passeggini o ai disabili. Insomma, attrezzare dei parchi con delle sedie e dei tavoli di legno, ad esempio il Parco Savini, tenere alla pulizia, sono delle opere che non necessitano di grandi stanziamenti di bilancio, ma che comunicano un segnale civico, che è poi il segnale civico che cercano sia i cittadini sia i turisti. Insomma, l'amministrazione comunale deve dare un segnale forte alla città, alle sue frazioni, non grandi cose, non opere faraoniche, ma risposte alle esigenze quotidiane, come la sistemazione delle strade, la pulizia degli spazi pubblici, la sicurezza. Promesse che erano state fatte in campagna elettorale, ma che non sono state in fondo mantenute. Siamo ben consapevoli che la città non ha bisogno di risposte serie, non vuole assolutamente più vedere questo piccolo degrado. Dobbiamo dare risposte come a zone del palasport, via Rubicone, cioè piccoli interventi ma significativi per la città.